non te levi più dalla testa. Penso dunque. No, 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 no. Yeah, yeah. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Qui è Nabo 1926 che vi parla e ragazzi siamo tornati in questo mio nuovissimo video post partita. Ma prima ci mettiamo un attimino comodi, ci sediamo, eccoci qui e commentiamo insieme la partita del Napoli. Scusatemi la visuale ma non sono a casa come potete vedere ragazzi, non sono a casa però il Napoli vince lo stesso. Vince in casa al San Paolo contro il Verona, vince 2-0. Ragazzi, devo essere sincero, sono molto molto contento di questa vittoria, soprattutto per come è arrivata. Diciamo che il Napoli, nonostante non abbia praticamente sbloccato la partita per 70 minuti, penso, all'incirca, adesso lo ricordo perfettamente, il Napoli ha comunque giocato un'ottima partita ragazzi, non è riuscito a sbloccarla, diciamo anche per meriti del Verona, parliamoci chiaro, che ha fatto un'ottima partita difensiva e tra l'altro mi ha fatto anche innervosire perché obiettivamente il Verona a un certo punto si è comportato in modo un po' troppo ribelle, Pecchia anche, che sinceramente su un gol regolarissimo, il primo di Koulibaly da calcio d'angolo, c'è stata una rivolta praticamente e si sono andati a lamentare tutti quanti, ma io penso che ragazzi quel gol sia regolarissimo, mai come questa volta Koulibaly non ha commesso fallo, di solito in area li commette sempre, quindi stavolta il gol era regolarissimo, non c'era nessuna carica, nessuna spinta, nessun tocco maldestro, insomma era un gol altamente regolare. Tutto il Verona si lamenta e praticamente lì prende un giallo un giocatore del Verona che non ho individuato se è stato Caceres o se è stato Ertò, e inoltre viene espulso sia Pecchia sia un altro componente della partita che non ho capito bene se è il secondo allenatore o se è qualche dirigente, non si è capito, comunque sono stati espulsi un paio di loro lì nella panchina degli scaligeri. Per quanto riguarda il Napoli, appunto dicevo, c'è stato sì molti meriti del Verona che ha giocato un'ottima partita sotto il profilo difensivo, ma anche molta sfortuna ragazzi, il Napoli ha preso due pali, il primo nel primo tempo con Mertens dopo un'uscita maldestra di Nicolas che così come nel primo gol del Napoli è uscito un po' male e ha permesso a Mertens di tirare sotto misura, però era un po' defilata e Dris non riesce a metterla dentro. Palo molto sfortunato, ma ancora più sfortunato ragazzi il secondo palo del Napoli, quello di Insigne, quando la partita sembra che non si voglia proprio sbloccare, circa al 60esimo arriva un cross dalla destra, Insigne fa questo colpo di testa molto bello, portiere battuto, schiacciato a terra e Insigne prende il palo, veramente molto molto sfortunato lì Lorenzo, che appunto secondo me ha avuto molta molta sfortuna in quell'occasione, ma così il Napoli ha avuto molta sfortuna in altre varie occasioni. Insigne all'inizio della partita non sembrava proprio in formissima, infatti ha sbagliato anche un tiro sotto porta clamoroso dopo un bellissimo tacco di Allan, arrivato da un'ottima azione corale di tutto il Napoli. Insigne sotto porta sbaglia, Mertens che non trova il gol, però dobbiamo dire la verità, trova un'ottima prestazione per l'ennesima volta, io non vedo come criticarlo, ma così come un'ottima prestazione di tutto il Napoli. Anche Hamsik, che oggi non ha segnato per la quarta volta consecutiva in campionato, ma ha fatto una grandissima prestazione Marek, infatti tutto il pubblico del San Paolo, che era veramente tanto, oggi erano praticamente più di 40.000 spettatori, si è alzato in piedi ad applaudire il capitano, quindi veramente un'ottima standing ovation perché se la meritava Hamsik, ha svolto veramente un'ottima gara. E infine arriva il colpo del KO con Callejon, che fa un bellissimo gol su un ottimo assist di Insigne, che come vi dicevo ha iniziato maluccio, poi si riprende totalmente Lorenzo. Callejon che ha fatto un'ottima partita nel finale, si è scatenato, ha fatto anche un'altra azione bellissima con un assist che poi alla fine non è stato sfruttato, ma ha fatto veramente delle ottime azioni soprattutto nel finale, ma tutta la partita è stata veramente svolta egregiamente. Callejon fa questo tiro al volo che Nicolas, il portiere del Verona, non riesce a prendere e Callejon la butta dentro, cioè lo prende il portiere del Verona il tiro, il fatto è che non riesce più che altro né a bloccarlo né a respingerlo, quindi alla fine praticamente non è autogol, ma la palla se la butta dentro da solo e alla fine Callejon segna il colpo del KO, ovvero il 2-0.
nel finale ottima gestione del Napoli, entra anche Rogge, entrano Zielinski, insomma entra anche Maximovic, un poco preoccupato sono per l'infortunio di Albiol che era avvenuto al primo tempo, poi non si è ripreso forse totalmente, infatti è entrato Maximovic nel finale, però alla fine ragazzi comunque non penso sia nulla di grave per Albiol, speriamo naturalmente perché è un elemento fondamentale della difesa, anche se alcune volte ha qualche lacuna, però diciamo che comunque il gioco di Sarri è fondamentale. E il Napoli che adesso con questa vittoria si porta a 51 punti, aspettando la Juventus stasera contro il Cagliari, naturalmente forza Cagliari stasera. E inoltre volevo fare anche un'altra nota ragazzi, perché il Benevento trova la seconda vittoria consecutiva e adesso va a 7 punti la squadra sannita. Volevo fare anche un piccolo riassunto della partita del Benevento, è stata veramente una bellissima partita disputata appunto dai campani, che prima passano in svantaggio alla fine del primo tempo con Caprari, che devo dire la verità mi è dispiaciuto, l'unico fatto positivo è che ce l'avevamo a fantacalcio. Poi il Benevento rimonta, ne fa addirittura 3, arriva sul 3-1. Poi la Sampdoria alla fine della partita segna il gol del 3-2, ma non c'è più nulla da fare. Finalmente ragazzi, il Benevento sembra che si stia sbloccando, adesso arriva a 7 punti e praticamente arriva, considerato che tutte lì hanno perso, arriva a 8 punti dalla zona salvezza, accorcia ancora di più, speriamo che continui a vincere, continui a marginare i risultati così da salvarsi, perché comunque è una squadra campana, Benevento mi sta molto molto simpatico e spero vivamente nella sua salvezza. Detto questo ragazzi, chiudo qui questo video, mi raccomando lasciate like, iscrivetevi al canale, sempre Forza Napoli, e noi ci vediamo a un prossimo video.